Una nuova applicazione scarica le funzioni più pesanti del PC in cloud sulla nuvola e lo streaming diventa veloce, semplice, diretto, a portata di tutti. Ora cambiamo decisamente pagina. Vi piacerebbe fare senza troppi problemi e intoppi una diretta streaming trasmettendo eventi o magari programmi creati da voi? Diversamente dal passato, ora non c'è più bisogno di strumenti troppo potenti e complessi. Vi parliamo di una nuova applicazione che scarica le funzioni più pesanti del PC sulla cloud, cioè la cosiddetta nuvola, e così i collegamenti mettono il turbo. Sentiamo Maurizio Menicucci. Quando tentiamo di aprire troppi siti in una volta, il computer può andare in tilt e a nulla vale se li iconizziamo sul monitor, perché lo spazio occupato sull'autostrada virtuale è sempre quello. Per quanto larga, infatti, ha un numero finito di corsie che, diramandosi oltretutto, si riducono. Oggi, però, il crash da multitasking è sempre più raro, perché il mondo del web sta adottando un brevetto dell'italiano Agostino Sibillo, un pacchetto che comprime più pagine o applicazioni, poniamo il caso siano 4, e le trasferisce sotto un unico link a una nuvola, l'iCloud. Questo server iCloud quindi conserva le informazioni dell'aggregazione di questi 4 siti. Adesso, nel momento in cui poi la macchina cerca di aprire queste quattro paginette, di svolgere funzioni online, risulta essere più alleggerita rispetto ad una macchina che gestisce i 4 siti uno per uno in modo separato. È una sorta di turbocompressore che ha rivoluzionato la rete. Grandi software che prima eravamo costretti ad acquistare e a precaricare sulle nostre macchine, adesso si possono precaricare, vengono precaricate da tutti i creatori di software all'interno di un sistema cloud, cioè esterno. Esterno. Tra le prossime applicazioni, una piattaforma per il live streaming globale. Io, creatore di programmi, io broadcaster, così vengo chiamato, posso farmi vedere, posso avere telespettatori praticamente in modo quasi infinito e limitato in tutto il mondo, cosa che oggi è alquanto complicata, perché comunque richiederebbe grandi bandwidth, cioè richiederebbero grandi risorse da parte delle macchine per alimentare ogni singolo telespettatore che guarda l'evento. Con una piattaforma del genere, ogni singolo creatore di eventi, quindi ogni broadcast, potrà avere un proprio canale televisivo che potrebbe anche essere teoricamente a pagamento, quindi guadagnare attraverso operazioni online. Altra funzione che il team di Sibillo sta collaudando a Los Angeles, il riconoscimento facciale. All'interno di questi sistemi di social network ci permette di identificare quelli che sono poi gli account veri dai fake account, i cosiddetti fake account, cioè degli account finti. Ma la face recognition non è vietata? Non è vietata, perché il mondo del virtuale deve avere comunque una sorta di garanzia per i naviganti. Se io ho un mio account e vengo contattato da qualunque persona che dice di essere chi che sia e che indica una propria foto all'interno della propria pagina, del proprio account, io ho il diritto di sapere se questa persona ha altre pagine aperte con la stessa fotografia e quindi ho il diritto di riconoscere se questa è una persona vera o invece è semplicemente un qualcosa di finto creato ad hoc per contattarmi. Il nostro sogno è quello di riuscire a creare, infatti ci siamo già riusciti in realtà, di riuscire a creare un software particolare che, quando i nostri computer sono spenti, trasforma il computer in un server, facendoci anche guadagnare in parte dalla navigazione che poi altri riuscirebbero ad ottenere grazie al nostro computer che magari sta lì e non viene utilizzato da nessuno. Tutto questo creerebbe una confederazione di servers. Lei si considera un cervello in fuga o un cervello di ritorno? Ma oggi nel campo dell'informatica non ha importanza dove i cervelli siano collocati, anche perché le reti internet, per nostra fortuna, riescono ad unirci tutti.